d'amore e di fiducia. Si sente da sta terra di cui vi parlo, una perla rara come il suo mare. E come vedi, d'incanto corri, faici impazzire i meglio popoli. Che vita si sciarriaro, perché tutto sangue da città sia, e non c'era cura chi li guaria. Se insonna notte, carraggio cuore, picchia con decadenza, non la posso accettare. Tu sia me vita e te liberare, e sogno pronto e me faccio ammazzare. Se terra d'amore e di pittizza rara, noi siamo pronti pure alla morte per liberarti di sta mala razza che ti succa usando con una mala sorte. Vita campo con matte moro me le scusare con tutto cuore. Terra d'amore e di gatto parti che ancora aspetta e per tutta vita servirti ad onorarti, sia ne Sicilia, terra di fuoco, che aspetta fine di sto malo gioco. Io sogno pronto ad abbracciarti e per tutta vita servirti ad onorarti, sia ne Sicilia, terra di fuoco, che aspetta fine di sto malo gioco. Terra d'amore e di bellezza rara, l'esercito di liberazione è pronto a partire! Eccoci! Buongiorno, siamo a Palazzo Zanca, abbiamo finito da circa un'ora il Consiglio Comunale ed è stato rinviato a domani alle ore 11 per mancanza del numero legale. Perché è importante questo momento? È importante perché io ho rassegnato le dimissioni da Presidente del Consiglio Comunale e oggi era convocato il Consiglio Comunale per eleggere il nuovo Presidente e gli altri due vicepresidenti, di cui uno vicario. Cosa si è scatenato, ecco, per rimanere in tema? E questo ovviamente non è semplicemente la risultanza delle votazioni che si sono svolte, anzi si è svolta una sola votazione, ma l'abbiamo vissuto negli ultimi 10 giorni, sono stati giorni particolari perché si sono concentrati in modo trasversale una serie di posizioni per colpire Cateno De Luca. E ora andiamo nel dettaglio. Partendo da cosa? Da quello che è la risultanza delle votazioni che si sono svolte oggi. Noi abbiamo proposto come successore alla presidenza del Consiglio Comunale Nello Pergolizzi, che è l'attuale, era il vicepresidente vicario. Nello Pergolizzi, sapete che è un consigliere di lungo corso, è uno di quelli che nella precedente legislatura
partecipato poi nel tempo all'azione di risanamento di questo palazzo e di rilancio della città di Messina, unitamente ad altri consiglieri comunali. Ricordo che io sono stato eletto sindaco di Messina il 26 di giugno del 2018 e le mie liste non hanno superato le sei liste a mio sostegno, lo sbarramento del 5%, nessuna lista. E si è verificata per la prima volta un caso veramente eccezionale, cioè di un sindaco eletto senza nessun consigliere comunale. Le mie liste tutte assieme al primo turno hanno raggiunto circa il 10% e io al primo turno ho raggiunto quasi il 20%. Sono andato al ballottaggio con il candidato del centrodestra che aveva raggiunto al primo turno circa il 37-38%. Al ballottaggio quindi mi sono presentato alla città senza fare accordi, nonostante nei 15 giorni tra il primo turno e il secondo turno sono stato chiamato da varie liste per agganciare alla mia posizione una o più liste e quindi dare il premio di maggioranza a chi sottoscriveva l'alleanza con me. Io ho preferito invece presentarmi al ballottaggio per come ho affrontato il primo turno, senza sostegno alcuno. E ho detto alla città chiaramente, io ho presentato la mia candidatura contro tutto l'arco costituzionale che ha politicamente stuprato la città di Messina. Quindi, per coerenza, affronto il ballottaggio senza il sostegno di queste forze, perché se queste forze politiche non le ho condivise al primo turno, non le vado a condividere al secondo turno solo perché devo fare a tutti i costi il sindaco di Messina. Tenete conto che i messinesi sono stati talmente convinti a votarmi pur avendo la consapevolezza che io non avrei avuto nessun consigliere comunale a mio sostegno. Quindi una scelta talmente forte, talmente convinta nei miei confronti, che mi ha portato poi a ballottaggio, ad essere eletto sindaco di Messina con quasi il 70% dei voti, mentre il candidato del centrodestra ha perso al ballottaggio circa 7-8 punti in percentuale. La coerenza. Ed ho affrontato il mio percorso in questo palazzo da cavaliere solitario errante. Ho affrontato l'intero consiglio comunale, l'ho sfidato e soprattutto ho messo in atto il progetto Salva Messina che ha risollevato le sorti di questa città e ha riorganizzato l'intera macchina amministrativa, il palazzo municipale, il palazzo Zanca e tutte le partecipate. E questo mi è stato riconosciuto in modo incontestabile a giugno, il 12 giugno se non ricordo male, del 2022, quando abbiamo affrontato le elezioni amministrative con il nostro candidato sindaco Federico Basile, candidato sindaco eletto al primo turno con il 46% dei voti. In quel contesto si collegò a noi prima l'Italia come fatto locale. Non era un'operazione politica, tant'è vero che la giunta che è stata espressa dal sindaco Basile era
un monocolore di Sicilia vera e di Sud chiama Nord. Tale era, tale è rimasta. Proprio a suggellare che l'operazione aveva solo una rilevanza locale. Ho incontrato in quella circostanza per ben due volte il ministro, oggi ministro, allora leader della Lega, Matteo Salvini, al quale ho solo garantito che l'operazione locale comunque avrebbe conseguito il risultato politico. Il risultato politico era quello del superamento dello sbarramento del 5%. Nella lista Prima l'Italia, lo sanno tutti, io ho inserito dei candidati proprio per mantenere questo impegno e lasciare fuori dalla giunta comunale espressioni della Lega, perché non volevo assolutamente un'operazione politica. Quindi abbiamo chiuso l'accordo con il nostro amico Nino Germanà, siglando un patto che era il seguente, molto semplice. A prescindere dalle dinamiche politiche regionali e nazionali, perché io sono stato corretto quando ho avuto questo incontro, ho detto chiaramente a Matteo Salvini che la mia apertura era riferita a Nino Germanà e basta. E quindi non era un'apertura politica che poteva portare a ragionamenti per le elezioni regionali allora fissate per novembre 2022. Io già ero candidato alla presidenza della regione in modo autonomo. E quindi ho chiarito che non era mia intenzione modificare la mia posizione. Quindi si chiude questo accordo, si va alle elezioni, io inserisco dei candidati all'interno della lista Prima l'Italia e Prima l'Italia supera lo sbarramento per 400 voti. Tant'è vero che prende il 5,4%. All'interno di questa lista candido chi viene anche eletto per primo, esattamente Mirko Cantello, inserito nella Lega da parte mia, come per esempio è stato inserito in quella lista Lino Cucè. Perché ho voluto fare questi nomi? Non voglio poi tirare in ballo altri. Perché prendendo già i voti conseguiti da questi due candidati, si vede chiaramente che la Lega a Messina, se io non mantenevo questo impegno, non avrebbe eletto nessuno in consiglio comunale e non avrebbe quindi usufruito del collegamento alla candidatura a sindaco di Federico Basile. Quindi Prima l'Italia esiste nel Consiglio Comunale in virtù di questo patto e in virtù della mia correttezza. Se non c'erano i nostri candidati all'interno della lista Prima l'Italia, il 5% non l'avrebbe raggiunto. Questo perché è bene ricordarlo? Perché oggi, in base a quelle che sono le risultanze di queste elezioni, ci ritroviamo con due consiglieri comunali di Prima l'Italia che ancora formalmente fanno parte della maggioranza. E arrivato a questo punto, è ovvio come riferimento, come leader di Sud chiama Nord, avrebbero dovuto avere la decenza
di dire prima di partecipare al disegno di cui ora parleremo, che non fanno più parte della maggioranza. E anche avrebbero dovuto avere il bon ton di ringraziarmi, perché se sono consiglieri comunali lo sono grazie ai candidati che abbiamo inserito in quella lista. Diversamente il 5% quella lista non l'avrebbe conseguito. E questa è la storia, e vi ho fatto nome e cognomi perché sono abituato ad essere chiaro nelle cose. Quindi siamo andati avanti in questo contesto e, per onor di verità, nell'ambito del ragionamento, l'unica posizione politica che abbiamo riconosciuto a Prima l'Italia era un posto in un consiglio di amministrazione per l'ex presidente del quartiere, perché allora nelle operazioni che abbiamo definito con le presidenze dei quartieri, Cutè fu sacrificato in questo ragionamento, poi non è stato eletto e quindi il ragionamento era fissato solo su quello. Abbiamo mantenuto i nostri impegni, ecco perché ho raccontato tutto, perché non c'è cosa più bella quando le cose si possono raccontare pubblicamente. Quindi andiamo avanti, inizia la campagna elettorale delle regionali, io coerente con la mia posizione, si va anche ad elezioni anticipate nazionali, vado avanti con la nostra posizione contro tutti, perché comunque il ragionamento politico regionale e nazionale non poteva assolutamente influire su Messina. Siamo arrivati ad oggi e ovviamente i messinesi in particolare si pongono un interrogativo. Cosa è cambiato nel rapporto con la Lega? Qual è il fatto amministrativo che può essere rimproverato al sindaco Federico Basile e alla sua giunta per determinare un tradimento politico? Tradimento politico che oggi è certificato, perché fino alla votazione di oggi nessuno di noi avrebbe mai potuto permettersi di dire che la Lega sono un pugno di mercenari o di traditori. Nessuno di noi. Oggi lo possiamo dire, che rispetto a una compagine politica della quale ancora fanno parte, hanno tradito nel segreto di Pulcinella, perché qui le somme fanno il totale stavolta, ora le vediamo uno per uno, e di conseguenza noi oggi prendiamo atto che la Lega non fa parte di questa maggioranza. Perché è successo questo? Ve lo dico subito. Il buon Nino Germanà è stato pressato da Matteo Salvini a dargli una lezione, perché la mia presa di posizione nei confronti del governo nazionale e nei confronti di chi gioca con le costruzioni Lego sulla questione Ponte ovviamente non è stata digerita dal buon Matteo Salvini. Quindi la vendetta. Perché non c'è altro fatto politico. Perché noi gli impegni li abbiamo mantenuti tutti, perché noi siamo persone serie. Quindi, siccome parliamo di politica in questo momento, e il fatto politico oggi è solo la ripicca, la vendetta, sappiate che la Lega oggi mette in discussione il patto, ha messo in discussione, perché è fuori dalla maggioranza, ha messo in discussione il patto con Sud Chiama Nord per una vendetta politica. Andiamo al resto, perché noi abbiamo un quadro che oggi emerge ben preciso.
Il nostro candidato alla presidenza del Consiglio Comunale era, ed è, e sarà, sempre Nello Pergolizzi. Su 32 consiglieri presenti, oggi abbiamo avuto pure l'onore, per la prima volta dopo il giuramento, di avere anche il candidato a sindaco del centrodestra, che ha registrato una sonora sconfitta, quindi per lui oggi era sorridente, sembrava più alto di quant'è. Parliamo di chi appunto ha fatto anche una campagna elettorale abbastanza spregiudicata. Quindi parliamo di Maurizio Croce, che guarda caso non viene mai in consiglio, non è mai venuto in consiglio comunale, però oggi c'era l'odore del sangue e quindi doveva partecipare a questa operazione. Noi prendiamo quindi 15 voti, che sono quelli che ho messo in preventivo del nostro gruppo. A queste sono venuti meno i due della Lega, che fino alle ore 11 erano nella maggioranza a sostegno di Federico Basile. Dopodiché vengono meno altri due voti, sempre di due consiglieri comunali che fanno parte della maggioranza, ancora sono nei gruppi delle liste Cateno De Luca e delle liste Basile Sindaco. Ed è ovvio che anche qui, bon ton politico, per non parlare di altro, le avrebbe portate alle due consiglieri a prendere una posizione prima del voto, posizione politica. Perché? Perché nell'urna è ovvio che abbiamo registrato l'avvertimento di cui ora vi parliamo. E di conseguenza questa maggioranza, comunque, che formalmente ha in ogni caso 19 voti, ne sono venuti a mancare 4. Due della Lega, e abbiamo spiegato il perché, in quanto il terzo della Lega, Mirko Cantello, già li aveva salutati dopo qualche mese e se n'era andato al gruppo misto. Gli altri due sono le consigliere Emilia Rotondo e la consigliera Giulia Restuccia. Queste ancora fanno parte della maggioranza, facevano parte della maggioranza. Cosa succede in questi giorni? Diciamo che da 2-3 settimane. Ci viene chiesto di dare un assessorato a un certo contesto. E noi abbiamo detto no. Questo contesto ci avvisa che se non ci davamo a questa richiesta avremmo perso la maggioranza in consiglio comunale. Siccome noi di fronte a ricatti non ci siamo mai spaventati, ma non per spavalderia, perché per me i ricatti hanno un retaggio mafioso, e quindi chi ricatta senza motivo politico, perché vedete, fino a quando si tratta di un ragionamento politico, allora ognuno fa la sua parte, ed è giusto che sia così. Io non ho nulla da rimproverare oggi al PD, piuttosto che a Fratelli d'Italia, piuttosto che ora Sicilia. Loro sono all'opposizione e ognuno si gioca la partita che vuole. Poi può sembrare strano il perché destra, sinistra si mettono d'accordo, ovviamente non essendo un ragionamento politico, ma si mettono d'accordo sulla caccia all'uomo, Cateno De Luca. Ma questo ci può pure stare, anche perché io giustamente sono una persona che
non si piega e sta portando avanti una propria posizione politica che naturalmente crea problemi e scompensi. Quindi è ovvio che quello che è l'effetto conseguenziale uno lo mette in conto. Quindi nessun ragionamento da fare su chi è all'opposizione e ritiene di giocarsi le sue partite. Il ragionamento naturalmente lo concentriamo e lo concludiamo su che cosa? Su quelli che sono appunto i soggetti che attualmente sono in maggioranza e che hanno voluto partecipare a questo disegno. È ovvio che la domanda è anche spontanea, perché noi siamo partiti da un numero importante di consiglieri comunali. Noi, se non ricordo male, abbiamo eletto, anzi se c'è qualche consigliere comunale qua presente pure mi corregge, mi pare che la nostra compagine era di 21 consiglieri comunali, o ricordo male, come coalizione a sostegno del sindaco Federico Basile, 22 addirittura, 22, di cui 3 prima l'Italia, 19 invece le due liste che hanno espresso, che erano collegate direttamente al candidato sindaco. Se c'è l'errore di qualche numero me lo dite. Quindi 22, confermato. Da 22 noi poi abbiamo avuto il sostegno da parte di Cettina Bonocore e da parte di Nicoletta D'Angelo, che erano state elette, no ditemi che non ho capito, 20 più 2, oh perfetto, quindi 20 le abbiamo elette, io me lo ricordo, quindi 17 più 3, mi sono confuso pure io, quindi 17 più 3 sono i consiglieri eletti nella compagine col premio di maggioranza di Federico Basile sindaco, e quindi 17 espressione della lista De Luca sindaco e Basile sindaco, 3 eletti dalla Lega con prima l'Italia, con l'operazione che vi ho detto in premessa. Quindi noi arriviamo a 20 consiglieri comunali rispetto a 0 che ha riguardato la mia elezione a giugno del 2018. A questo si sono aggiunti 2 consiglieri comunali che hanno immediatamente sposato da subito quello che era il percorso che è uscito dalle elezioni e hanno sostenuto anche la mia elezione a presidente del consiglio comunale. Se non ricordo male, io ho preso forse 23 voti, se non ricordo male, ma comunque la compagine consiliare era formata da 20 più 2 consigliere che si sono aggiunte immediatamente nel percorso che abbiamo fatto. Quindi da 22 siamo scesi a 15. Come avviene e cosa succede nel tempo? Ovviamente io ho alcune notizie del relato che mi riferisce il nostro sindaco, altre le so perché c'era stato qualche tentativo nei miei confronti di avere di impostare una certa strategia per delle richieste ben precise. Strada facendo, prendono posizioni senza fatti politici, attenzione, perché io ancora non ho sentito i fatti politici che hanno portato a uscire da questa maggioranza i consiglieri Oteri, che prima è passato dal gruppo misto e ora non so dov'è, la consigliera Rosaria D'Arrigo, come fatto politico non so qual è, so il fatto personale, ma quello politico non lo so, e quindi non so cosa
dovevano rimproverare al sindaco. Poi c'è il consigliere Mirko Cantello, che come fatto politico non ha mai dichiarato il perché esce dalla compagine del sindaco Basile. Sappiamo il fatto personale, perché esce. E questo sono il quadro di riferimento, 22 meno questi tre consiglieri comunali. Dopodiché abbiamo avuto la conseguenzialità rispetto ad altre posizioni che erano appunto e che sono ancora all'interno di questa maggioranza. E quindi i quattro consiglieri che sono mancati oggi nel cosiddetto segreto di Pulcinella dell'urna. Quindi la nostra maggioranza da 22 arriva a questo appuntamento formalmente con 19 consiglieri comunali. Di questi 19 consiglieri comunali, i due della Lega votano il candidato in accordo con l'opposizione e i due consiglieri, le due consigliere comunali, Rotondo e Restuccia, votano anche il candidato dell'opposizione. Quindi risultato della votazione, 15 voti li consegue Nello Pergolizzi, il nostro candidato, il candidato dell'intera opposizione prende 14 voti, un voto è nullo e il PD vota coerentemente per la sua candidata che era la consigliera Antonella Russo. Ecco il quadro del risultato delle elezioni. Noi siamo andati avanti e abbiamo chiesto di completare queste votazioni. Non sappiamo il motivo che ha portato i consiglieri comunali dell'opposizione più questi dell'ex maggioranza a togliere il tesserino e far mancare il numero legale. Probabilmente perché vogliono tentare di cuocerci per altre 24 ore? E allora ve lo dico già io in partenza, ed ecco perché noi avevamo ripreso a votare. Io ritengo che sia immorale che un consigliere comunale utilizzi il suo ruolo per ricattare la maggioranza, per far nominare il fratello assessore. È un atto schifoso. E quindi non cederemo a questo. Credo che sia immorale da parte di un consigliere comunale cercare di consumare una vendetta perché qualche congiunto non è stato accontentato in servizi importanti di questo palazzo. Credo che sia immorale che prima l'Italia, per una questione politica generale che non ha a che fare con la città, consumi la vendetta nei confronti di Cateno De Lugo e della città. Questo ci tenevo a precisarlo, quindi la linea è ben chiara. Queste 24 ore non vi serviranno a nulla. Se dovete consumare il misfatto, fatelo. E per consumare il misfatto si devono mettere d'accordo PD, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Gruppo Ora Sicilia e quel che c'è nel gruppo misto. Come vedete, politicamente tutto l'arco costituzionale per eleggere il Presidente del Consiglio Comunale contro la città. La città ha espresso in modo chiaro e netto un orientamento.
voi potete acquistare e conquistarvi qualche pedina in consiglio comunale. Abbiamo anche il quadro del mercimonio che si è messo in atto, come abbiamo il quadro ovviamente delle pressioni che arrivano sui nostri consiglieri comunali. E quale diventa il risultato? Che domani vi prenderete la soddisfazione che tutto l'arco costituzionale ha sovvertito il voto popolare in una votazione per la presidenza del Consiglio Comunale? E questa quindi è l'azione politica di cui vi potete vantare? Fate pure. Io non ho mai ceduto ai ricatti. Avrei potuto dare politicamente oggi, mettere a disposizione l'assessorato e rompere questo cerchio magico. Ma mi dispiace. Più vengo intimorito, più mi rigidisco. Perderemo la presidenza del Consiglio Comunale domani? Pazienza. Qual è il problema? La differenza tra me e tanti di voi consiglieri comunali, eletti in questo momento, che non conoscete neanche la differenza tra la delibera di giunta, la determina, un'ordinanza sindacale, perché appena eletti, ovviamente c'è chi, qua ci sono i papà che devono continuare a fare papà, e quindi vi manovrano. È ovvio che questo non è uno stile di crescita. Fate pure, ma non mi piegherò mai a chi è stato eletto con poche centinaia di voti, grazie al nostro brand, grazie ai nostri sacrifici, grazie alla fiducia che ci ha dato la città, e oggi pretende di alzare il prezzo per posti in consigli di amministrazione e altro. Quindi io ci tenevo a chiarire la posizione. Perché hanno fatto saltare il numero legale? Perché pensano che io sia costretto a dimettermi entro oggi da consigliere comunale. Io non mi dimetto, e neanche Alessandro De Leo, perché per affermare l'accettazione della candidatura al sindaco di Taormina, sia io che Alessandro De Leo, non abbiamo bisogno di dimetterci da consigliere comunale. Oggi io volevo chiudere la partita, ovviamente, qualunque essa fosse, anche perché fino a tutto stanotte, fino a mezz'ora prima di entrare in aula, sono arrivate pressioni da tutti i livelli. Cioè c'è la politica per ora regionale, nazionale, concentrata su Messina, perché dobbiamo fare questo sgarro a Cateno De Luca. Ma fatelo, non vi preoccupate, la nostra linea non cambia. E finora la mia esperienza, e quella che è l'anomalia De Luca, dimostra che gli elettori alla fine apprezzano chi lavora, non chi fa questi giochi da asini volanti, soprattutto da soggetti che ancora devono imparare la differenza tra gli atti basilari, o perché non studiano, perché hanno altro interesse, o perché magari la parte politica amministrativa la fanno i papà. Va bene così, ne prendiamo atto, ma ovviamente non ci sporchiamo con queste cose. Quindi evitate qualunque tipo di pensiero nei nostri confronti, perché per noi la questione era chiusa già alle ore 11 ed è chiusa. Quello che dovrà essere domani sarà. Quello che uscirà dalle urne ci prenderemo, ma ovviamente non ci piegheremo a queste logiche. Abbiamo un assessore da nominare? Mi dispiace, non è posizione che può andare nelle mani di chi ha una logica politico-mafiosa. Chiaro? Abbiamo qualche consiglio d'amministrazione sotto il profilo politico da assegnare? Ci dispiace. Non accontentiamo da questo punto di vista
appetiti che si manifestano poi con i ricatti. I fatti politici ci vogliono. Quali sono i fatti politici che hanno portato quattro consiglieri comunali, che attualmente sono ancora nella maggioranza, a tradire la maggioranza? Questo andava chiarito prima della votazione, perché ora ci possiamo inventare qualunque cosa. Non ha rilevanza politica, ha rilevanza di altra natura. Ora vado a Taormina, completo le nostre carte, firmo l'accettazione della candidatura, domani mattina alle 9 presenteremo tutta la documentazione per la mia candidatura e per la candidatura anche di Alessandro De Leo a sindaco di Taormina, e alle 11 saremo qui, spettatori di questo scempio politico. E serenamente ci prenderemo quel che è giusto che esca dalle urne, ma almeno a testa alta e con dignità, perché qualunque cosa domani si consumerà da questo punto di vista, è ovvio che non è stato determinato da fatti politici, metta assieme tutto l'arco costituzionale solo per un obiettivo, la caccia all'uomo, a Catero De Luca. Alla prossima, a domani.